Ciao, in questo tutorial vi parlerò di un servizio internet gratuito che ci permette di creare questo genere di immagini, delle nuvole di parole. Le avrete viste senz'altro sul web e le trovo molto interessanti perché non solo riuniscono tutte le parole o gran parte delle parole che troviamo linkate a una parola principale, che vedrete potremo scegliere, ma anche la grandezza della parola stessa è in base al numero di occorrenze di questa parola, quindi più una parola compare e più è grande, quindi dà una sorta di dinamicità alla fotografia, all'immagine che è molto interessante anche per scopi didattici. Questo tipo di immagini si può creare con il servizio che vi dicevo che si chiama Tag Xido. Quindi accediamo subito alla home page di Tuxedo. Le foto che vi ho fatto vedere prima erano quelle della pagina Facebook del sito. E sulla home page troviamo la possibilità di andare attraverso il link Start Now direttamente allo strumento di creazione, oppure troviamo alcune opzioni che ci permettono di fare direttamente una ricerca sulla parola che ci interessa e di creare in tre mosse la nostra nuvola di parole. Ad esempio, potremmo inserire un URL, un ID Twitter, un ID Delicious, oppure attraverso gli RSS, o potremmo fare delle ricerche direttamente nelle news, ma anche nei motori di ricerca normali. Quindi, se scriviamo una parola, ad esempio, sotto Search, nel campo bianco che abbiamo a disposizione, possiamo ricercare tutte le occorrenze, quindi le parole che hanno qualcosa a che fare con la nostra parola chiave, quella che stiamo cercando. È carino, ad esempio, cercare il nostro nome, quindi io provo a inserire il mio nome e guardiamo che nuvola comparirà, quali sono le parole che troviamo più spesso linkate con il mio nome. Poi possiamo decidere direttamente tra alcune delle forme che sono a disposizione, ad esempio la mela, colomba, cuore e stella, e l'orientamento. Quindi orizzontale, verticale oppure orizzontale e verticale. Ad esempio scelgo la colomba e l'orientamento delle parole orizzontale. Poi possiamo scegliere il tipo di font tra quelli nel menu a tendina. Nell'altro menu a tendina possiamo scegliere il tema. Ovviamente ne sto scegliendo qualcuno a caso perché non li conosco e vedremo poi in un secondo momento che possiamo modificarli. E clicchiamo su Submit. Aspettiamo qualche secondo per permettere al servizio di fare la ricerca sulla nostra parola chiave e vedete che abbiamo già creato la nostra nuvola di parole. Ovviamente nome e cognome saranno le parole più grandi perché saranno quelle che occorrono più spesso, che vediamo più spesso. Poi ad esempio troviamo in grande YouTube, Join, Sign. Questa è una ricerca fatta velocemente, ma vedremo dopo che possiamo modificare anche le parole che compaiono all'interno della nuvola. Allora, noi abbiamo fatto la ricerca all'inizio, però come vi dicevo, potevamo attraverso Start Now entrare direttamente nell'editor. Quindi, se non avessimo fatto la ricerca, avremmo avuto la possibilità, ovviamente qui sarà stato tutto bianco, di caricare attraverso load un file, cliccando su browse, un file possibilmente di testo perché così compaiono diverse parole, oppure scrivere l'indirizzo di una web page, di una pagina web e cliccare su submit, oppure copiare direttamente un testo che abbiamo a disposizione. Cliccando sempre su submit avremmo visto che si veniva a creare un'immagine simile a questa, però con le ricorrenze che c'erano nel file, nella pagina web o nel testo che avevamo copiato nel campo. Save e share lo lasciamo un attimo da parte perché guardiamo che cosa possiamo fare per modificare la nostra nuvola, se ad esempio quella che abbiamo selezionato all'inizio non ci soddisfa del tutto.
Allora, possiamo fare una serie di modifiche che possono essere sia random, quindi ogni volta che clicchiamo sulla freccetta, possiamo dire circolare, che ritorna su se stessa, faremo una modifica random. Se invece andiamo ad agire sulle freccette verso destra, possiamo scegliere manualmente l'opzione che vogliamo applicare alla nostra nuvola di parole. Ad esempio, random potremmo cambiare i colori, però all'interno sempre del tema che abbiamo scelto. Cliccando vedete che le parole cambiano colore, però i colori che compaiono sono sempre gli stessi. Sempre in modo randomizzato, quindi possiamo cambiare il tema, quindi l'abbinamento dei diversi colori. Il tema però possiamo sceglierlo anche manualmente attraverso le freccette. Ad esempio, scelgo Sunset on Watered. Eccoci. Poi possiamo scegliere sempre o random oppure con selezione manuale il font. Un attimo di caricamento per vedere cosa compare. L'orientamento, ricordate prima che avevamo selezionato orizzontale, guardiamo cosa ci propone. Ecco, in questo caso obliquo, quindi orizzontale, verticale. L'orientamento può essere scelto anche manualmente. Il layout invece non può essere scelto manualmente. È sempre random. Quindi la disposizione delle varie parole. Poi, se non fossimo contenti, possiamo scegliere di modificare tutto con All in modo random. Quindi lasciamo al caso la scelta delle varie opzioni. Delle opzioni invece soltanto manuali sono quelle che riguardano la forma, shape, che possiamo scegliere attraverso la freccetta. Vedete che sono molte di più rispetto a quelle che avevamo a disposizione prima. In più, adesso ve ne faccio vedere una, ad esempio la fragola. Spostando la freccia del cursore del mouse abbiamo sempre a disposizione l'anteprima. Poi ritornando sulla finestra vedete che la trasparenza scompare. In più, una cosa molto interessante è che possiamo aggiungere alle immagini che abbiamo a disposizione delle immagini, image, oppure delle parole con Add Words. Proviamo ad aggiungere ad esempio un'immagine. Eccoci, si aprirà la nostra finestra di ricerca dell'immagine. Selezioniamo l'immagine che ci interessa. Attraverso le maniglie e i cursori possiamo scegliere la quantità di ombra e di dettaglio che vogliamo che compaia nella nostra nuvola di parole e poi accettiamo. Lasciamo un attimo per caricare. Vedete che la nostra immagine nuova compare qui. È molto grande la mia immagine, quindi ne vedremo solo una parte in questo caso. Se clicchiamo su full screen, quindi a tutto schermo, la vediamo per intero. Vedete che c'è l'immagine del libro sotto e le nostre parole che si sono andate a posizionare. In più possiamo, oltre all'immagine, anche aggiungere una parola. Possiamo scrivere ad esempio il nostro nome e accettare. Ovviamente possiamo modificare il font e clicchiamo su accetto. Vediamo come si modifica la nostra nuvola. Benissimo, guardiamola a schermo intero. Vedete che abbiamo posizionato tutte le varie parole linkate all'interno del nostro nome. Possiamo poi attraverso le opzioni guardare la storia di quello che abbiamo fatto, quindi le varie modifiche, e possiamo ritornare ad una versione precedente. Possiamo poi attraverso l'ultima opzione andare ad agire sulle parole. Nella scheda skip, ad esempio, troveremo tutte le parole con il numero
della ricorrenza, quindi il numero di volte che compaiono. Se ad esempio troviamo una parola che non ci interessa, come questo redecar che non so cosa sia, possiamo selezionare e vedete che selezionando in corrispondenza del nome, anziché keep che vuol dire tienilo, mantienilo, appare la scritta skip, quindi salta questa parola, così con tutte le altre parole che possiamo scegliere. Quando abbiamo finito possiamo cliccare su accetta e questa parola verrà tolta dalla nostra nuvola di parole. Andiamo a fine a vedere come salvare o condividere quello che abbiamo creato. Su Save e Share possiamo salvare la nostra nuvola come immagine in diversi formati e grandezze, stamparla oppure creare un'icona, quindi con un formato più piccolo, oppure attraverso Advanced possiamo cercare di creare un codice di incorporamento. Benissimo, direi che per Tuxedo è tutto. Mi sembra uno strumento utile da utilizzare in classe, soprattutto per quanto riguarda le ricerche, perché a colpo d'occhio vediamo subito cos'è importante, o meglio cosa compare più volte, ad esempio correlato ad un argomento che stiamo ricercando. Aspetto i vostri commenti, ditemi se e come l'avete utilizzato nelle vostre classi. Alla prossima!